prosegue la collaborazione fra provincia di Torino, comune di Gassino Torinese, Enel e Lipu per la salvaguardia dell'unico sito di riproduzione della cicogna bianca esistente nel Chivassese, lungo la strada regionale 590. L'abete rosso, sulla cui sommità una coppia di cicogne ha nidificato a partire dal 2006, con 4 nascite solo quest'anno, è seccato da tempo ed è stato affiancato da un palo, posto nelle immediate vicinanze e messo a disposizione dall'Enel. Sul palo è stata collocata una piattaforma in legno fornita dalla Lipu, guarnita di ramaglie. Su di essa la coppia di cicogne potrà ricostruire, si spera, il proprio nido. L'installazione è avvenuta nella proprietà della falegnameria Gilardi, la quale ha manifestato grande sensibilità per il progetto Salviamole Insieme della provincia. In accordo con il comune di Gassino e la Lipu, il nuovo palo alto 16 metri è stato collocato nelle vicinanze del vecchio nido, in un luogo più lontano dalla strada per favorire l'esecuzione dei lavori in assoluta sicurezza. Mario Gilardi, lei è uno dei titolari dell'azienda, della segheria che ha messo a disposizione questo terreno per installare questo palo. Queste cicogne per voi sono una presenza quotidiana, simpatica, che vi accompagna anche nel vostro lavoro? Diciamo che sono una presenza un po' un periodo che varia da giugno, maggio che arrivano fino a ottobre che sono gli ultimi viaggi che fanno. Sì, è una presenza costante perché ci dà una sensazione di serenità, vuol dire che se ci sono è un ambiente sano, un ambiente dove trovano la loro riproduzione. E per noi è anche un piacere vederli sviluppare nel loro periodo di crescita, quando imparano i primi voli, quando ci sono la mamma o il papà che gli insegna a volare, a prendere il volo. E poi soprattutto si spostano tranquillamente nell'azienda, specialmente nel periodo serale, e tranquillamente passeggiano vicino a circa 5-6 metri. E non sono disturbate né dai rumori né dalle persone che gli sono vicine. Insomma, siete diventati amici, vi hanno anche insegnato qualcosa? Ci hanno insegnato che il ritmo della vita ha le sue tempistiche, senza affanno si sviluppano, crescono e li vediamo crescere tranquillamente ed è un piacere vederle. E vorreste averne anche altre? State già progettando di mettere un altro palo? Ma diciamo che dalle informazioni che ci hanno dato, sono 3 anni che sono iniziate il loro arrivo e la loro riproduzione, per cui ci dicono che al terzo anno i primi figli possono tornare. Se ci sono e sono tornati costantemente, vuol dire che hanno trovato un habitat che a loro gli aggrada, e pensiamo eventualmente di montare un altro palo a una distanza che ci diranno i responsabili.